Ciao ragazzi, bentornati su Crema Scar Fishing. Oggi video diverso dal solito. Video diverso dal solito perché oggi peschiamo a Method. Infatti ragazzi, ce l'avete chiesto in tantissimi su messaggi tra Instagram e Facebook di informazioni riguardo a questo tipo di pesca e siamo riusciti oggi a venire a provare a fare appunto la pesca a Method. È una cosa che ci ha incuriosito anche a me e Max e speriamo di vedere oggi l'efficacia di questa tipologia di pesca. Non sappiamo se con la pesca Method attireremo solo carpe di piccola dimensione o se anche qualcuna più generosa ci verrà a trovare, ma noi ci proviamo. Abbiamo preso tutto l'occorrente ragazzi e adesso pian piano andiamo a vedere come si preparerà e che cosa serve per la pesca a Method. Allora ragazzi, come detto abbiamo visto un video di Davide Manicardi di Corda e non sapendo ovviamente nulla di questo tipo di pesca abbiamo detto facciamo le stesse identiche cose, quindi abbiamo preso gli stessi identici prodotti, ovvero pastura, ok, abbiamo preso il sempre della Mainline ovviamente, poi farina di pesce, di pellet e i pellettini. Max non è molto abile nel lancio dei pellet e dei pellettini appositi per la pesca a Method, quindi adesso con queste tre prodottini diciamo per fare la pastura che vedrete tra poco cominciamo a spulciare un po' quello che è la pesca a Method, quindi andremo a impastarli e vi faremo vedere ovviamente tutto quanto. Bene Max, andiamo. Bene ragazzi, allora ovviamente mi sono già preparato quella che è la cassettina, questa qua sarebbe quella per le bombette in PVA che è appena è uscita da un pochettino, ma per l'occasione l'ho già preparata con tutte quelle che sono le farine che andremo ad utilizzare. Quindi adesso, visto che ho già diviso tutte le quantità, le dosi delle farine che avete visto prima, andrò a metterle qua dentro, ok, e inizierò a fare il mix. Quindi vediamo se siamo capaci di renderlo giusto, ok, per far sì che non si sfaldi durante il tiro e che poi in acqua lavori nel modo corretto. Allora, dentro la cassettina, ovviamente sopra, visto che ha queste piccole cassettine, ci ho messo quelle che saranno delle esche, i leader che appunto andremo a mettere con i piombi e gli ami, quindi quello che ci serve. Per quanto riguarda il filato, per fare il terminale ce l'ho nella mia tackle box. Sotto qui invece andiamo a vedere gli altri scompartimenti che sono questi qua, dove ho già preparato le dosi del mix, come ho detto prima. Qua ci sono dei pellettini, dopo ve li faccio vedere bene, qua c'è la farina del pellet e nell'altro ci sono le due dosi della farina proprio da Method. Adesso man mano che mi seguirete vi farò vedere appunto come è preparata bene la cassettina con le immagini e andiamo a fare il mitico mix. Bene ragazzi, allora andiamo ad aprire la cassettina, ovviamente qua c'è tutta la roba che ci servirà e dopo andremo a vedere quelli che saranno i terminali. Adesso andiamo a fare il nostro Method, quindi tiro fuori le due cassettine dove, come detto in precedenza, ho già preparato quello che ci serve. Sostanzialmente sono due parti della farina Essential Cell proprio da Method, una parte di farina di pellet e a piacimento ci metteremo anche del pellet. Ovviamente non potrà mancare il barattolo di mais. Prima cosa da fare ragazzi è andare a sciogliere subito l'Essential Cell Stick Mix Liquid in acqua, così dopo andremo a bagnare il nostro mix. Ovviamente bisognerà stare attenti a non bagnarlo troppo perché altrimenti diventerà un brutto mix, quindi aggiungere acqua sempre un poco alla volta, mai esagerare subito con l'acqua ma andare con calma. Si fa così perché l'acqua che andrà a impregnare tutto il mix andrà praticamente a bagnare quasi ogni singola particella e darà una carica esplosiva che non darebbe se andiamo poi a buttare lo stick mix liquid direttamente sopra la farina. Ok, bene ragazzi, allora andiamo a inserire tutto il nostro necessario dentro il contenitore e iniziamo ad amalgamare il tutto.
Il pellet ne ho aggiunto un pochettino, ma lo tengo per ultimo. Intanto iniziamo a girare la pastura. Ok ragazzi, per prima cosa andiamo a mettere del mais, che comunque fa richiamo e alla carpa piace. Attenzione, perché come appunto aveva detto anche Davide Manicardi, useremo l'acqua del mais, quindi già stiamo inumidendo il nostro sfarinato, quindi non dovremo poi esagerare con l'acqua. Quindi andiamo ad aprirlo. Infatti si sta già inumidendo abbastanza. Ok. Lavorare anche sugli angoli, perché è la parte dove sempre si lascia la farina secca. Olla, perfetto. Adesso pian piano, vedete, ancora non è pronta, perché se schiaccio non va. Quindi pian piano andiamo a bagnare. Ovviamente è la prima volta, ragazzi, quindi posso anche sbagliare, ma fortunatamente abbiamo ancora farina, non l'abbiamo usata tutta, quindi... Che profumi! Eh sì, Cri, profumi d'estate questi. Ci vuole un po', ovviamente, per imparare anche la tecnica, però vedete che già è bello friabile e non franabile, come diceva qualcuno. Ok, ci vuole un po' di pazienza, ragazzi, perché sotto la farina è ancora secca, quindi... Ok, io direi che potremmo anche esserci, quindi questa dovrebbe essere, se non vado errando, la consistenza giusta. Allora, direi che forse chiama ancora un po' d'acqua, ma vado molto cauto. Dalla regia Cristian mi ha detto metti acqua, va bene, mettiamo acqua. Chef, cosa dice lei? Secondo me bisogna fare le prove delle consistenze. Allora, la palla viene e secondo me è giusta adesso, cosa dici? Io andrei ancora con un pochino d'acqua. Tu mi vuoi un po' d'acqua? Secondo me sì, ancora un po'. Ok. Poi bisognerà aspettare qualche minuto perché si prenda bene, però direi che ci siamo, Cri. Dopo mi ciuccia anche il dito, perché se non ciucci il dito godi solo a metà, dicono. Cosa dici? Questo per me è un buon metodo. Sì. È bello umido, eh? Questi sono proprio... E si sgretola bene. Non dovrebbe avere difficoltà. Io direi di lasciarlo riposare un attimo qui e dopo eventualmente lo inumidiamo di nuovo. Ma secondo me ci siamo. Ok? Lo lasciamo riposare un attimo e vediamo poi come va. Allora ragazzi, andiamo a vedere un attimo come si mette il metodo sul piombo, facendo un piccolo accorgimento. Vediamo subito che il piombo è fatto con due alette forate e una aletta chiusa. Le alette forate servono per far attaccare meglio il metodo appunto sul piombo, mentre l'aletta chiusa sarà quella che darà proprio il vero e proprio peso. Quindi noi andremo a lanciare la nostra palla di method e per forza di cose cadrà sempre con il piombo sotto. Quindi l'unico accorgimento che dobbiamo fare è mettere la nostra esca sempre dalla parte delle alette forate, perché così sarà sempre visibile l'esca e non nascosta, perché sennò cade sotto e il piombo gli va sopra. Quindi andiamo a fare la nostra palla di method ricordandoci appunto le alette dove sono. Ora io vado passo per passo a fare la parte quella sopra, ok? Così so che le alette sono giuste. Vado subito a mettermi la mia esca, ok? Che la renderò poi un po' più visibile. Adesso giro e vedete che il piombo è qua e inizio a ricoprire la parte col piombo e torno a fare la mia palla. Qua c'è la nostra esca
che tirerò leggermente fuori in modo da essere molto visibile subito. Perfetto, cerco di fare una bella palla. Sotto consiglio di Cree, appunto, premo forte in modo da far uscire eventualmente l'aria che si crea, in modo da non perdere il tutto durante il lancio. Ok, questa è la nostra palla di Method con l'esca. Adesso non è proprio una palla ovale, ma cerchiamo di dargli un attimo un po' più di stile. E questo è il risultato, ragazzi, con la nostra esca che qua bella visibile, che si andrà ad alzare subito poi una volta che inizierà a sciogliersi le particelle di Method. E adesso andiamo a fare la prova lancio, ragazzi, vediamo come viene. Allora, ragazzi, partito il pesce, adesso cerchiamo di portarlo sotto riva e inguadinarlo. Mi piace la pesca Method, mi piace. Cree, tu cosa dici? Ok, eccola là che arriva. Arrabbiata la ragazza. Ok ragazzi, stanno suonando canne ovunque, la pesca Method inizia a piacermi. Allora, questa è la nostra piccola amica della cava del bosco che ci è venuta a trovare, molto molto rigida lei. Ok, vabbè, un piccolo gioiellino molto molto delizioso. Sono piccole ma combattive. E probabilmente quando peschi a Method si crea un po' di frenesia alimentare, perché tutte quelle particelle di farina non danno da mangiare chissà cosa alla carpa, quindi sono sempre affamate, proprio vanno lì a divorare. C'ho questa canna qua dietro che sta continuando a suonare, probabilmente sono lì che stanno gruffolando da matte. E bello, bello, è una giornata diversa dal solito, impariamo qualcosa di nuovo e quindi mi piace questa cosa, ci stiamo proprio divertendo. Andiamo a rilasciarla. Con l'impennata, signori! Con l'impennata! Bene, andiamo a vedere quello che è la parte finale della nostra lenza. Quindi piombo, leader e rig. Partiamo dalla roba più semplice, che è il nostro leader. Sono spezzoni di leader, appunto, di 30 centimetri, dove dentro andremo a inserire il nostro piombo. Ok, quindi come quando fate la montatura inline, qui è la stessa roba. Quindi si va a prendere l'estremità, si fa passare l'ago da stick mix dentro il piombo e il gioco è fatto. Quindi molto molto semplice, ragazzi. Qua stiamo usando piombi da 35, come abbiamo detto ci sono anche quelli da 50, ma ci sembrava sufficiente andare con un 35 grammi, proprio perché poi si va a mettere tutto il Method e inizia a pesare, quindi bisogna anche essere un po' esperti, secondo me, nel saper tirare e esperti anche nel fare un Method molto aggrappante, perché sennò se sforzi tanto ma il Method non è buono, rischi che ti si sgretola nel lancio e quindi ciao. 35 più che sufficiente oggi. E vediamo la parte finale, quindi via il piombo, andiamo a vedere il rig. Il rig è un semplicissimo rig da bombetta, air rig. Quindi abbiamo una classica asolina qua che si va a regare alla girella e un semplicissimo amo. Questa volta abbiamo usato gli ami più piccoli rispetto alle sessioni dove peschiamo normalmente. Sono ami del 6, curve shank, legati con un nodo senza nodo classico e infine il nostro chicco di mais rosa. Potere all'amante direi abbastanza alto, perché guardate, non sbaglia un colpo. Quindi questo perché è così corto? Perché poi noi dovremmo, come già detto, in fase di creazione della palla da Method, andare a mettere dentro il nostro appoggiato il nostro rig. Quindi non deve essere lungo, perché sennò andrebbe oltre la palla, o se no farebbe un nasolone della Madonna. Quindi corti, rig classici da bombetta. Tanto è partito un bel pesce, Cree sta afferrando e
Io basta, non ho altro da aggiungere, ragazzi. È una pesca veramente molto semplice. L'unica cosa di difficile qua è solo la preparazione di un buon method. E per il resto non c'è nulla di eclatante, quindi penso che anche a livello di spesa uno può veramente spendere poco, perché poi l'esca è sempre questa, non si toglie, quindi veramente molto divertente. Sicuramente c'è da stargli più dietro rispetto a una pesca normale. Qua dopo un po' Davide Manicardi diceva dopo 40 minuti massimo bisogna rifare la palla, quindi 30-40 minuti è vero, perché dopo un po' non c'è più niente, perché c'è anche il pesce foraggio sotto, quindi bisogna continuare a ritirare. Però se uno vuole divertirsi, ragazzi, questo è il modo giusto. Vado a vedere che fine ha fatto Crip, perché lo vedo molto impegnato. Ragazzi, visto che la stiamo usando, questa è l'altra novità che vi volevamo parlare l'altra volta, la nuova sacca di mantenimento di corda, ok, della linea Compact. È molto bella, ragazzi, la tela è morbidissima, la sacca è comodissima, c'ha sempre i rinfrangenti per vedere di notte con le torce da testa, il laccetto è abbastanza lungo con la vite per il picchetto. La cosa bella e comoda di questa sacca di mantenimento è proprio questa. Adesso ve la faccio vedere. Una volta che è in acqua, quando dobbiamo tenere il pesce, come è capitato anche noi oggi, vi faccio vedere come sta. Vedete? Si allarga, diventa tutta di questa larghezza. Vuol dire che la carpa all'interno sta comoda, ovviamente, quindi diciamo che hanno fatto una bellissima sacca di mantenimento e noi la usiamo tanto adesso, tanto. Buono, Max? Eh sì, beh, oggi l'abbiamo strausata. Sì, basta, quindi ragazzi, adesso con l'occasione vi abbiamo fatto vedere anche questo. Ovviamente sempre i lancetti di pesatura, ha tutta una serie di clip, cerniere da doppie, quindi ecco, sapete che tutto quello che noi abbiamo ve lo mostriamo. E poi qui c'è il taschino per mettere via tutto il laccio, devo dire anche comodo, non è proprio stretto, quindi ci sta benissimo all'interno. Bene, ragazzi, però adesso a noi questo serve, quindi la ributto in acqua e ci vediamo tra poco. Allora, ragazzi, un paio di pesci sono usciti, adesso stiamo continuando a pasturare. Ovviamente ogni tot cambiamo e rifacciamo la palla di metodo, perché ovviamente non può restare a lungo in acqua, perché appunto si scioglie, quindi poi con tutto il pesce di disturbo, la leggera corrente magari che c'è sotto, rischia di andare via, quindi si rinfresca spesso lo spot. E basta, quindi adesso la mattinata promette bene, vediamo se riusciamo a incrementare un po' la situazione e vediamo cosa succede. Ragazzi, c'è un'altra carpa. Siccome abbastanza di voi ci hanno chiesto riguardo le caide, notate come la canna 4 libbre comunque si piega con una carpa che sicuramente non è enorme, però questo è stato un po' il nostro dubbio sulle 4 libbre, perché abbiamo detto saranno dei pali, no? Invece sono canne che comunque ti fanno divertire. E come vedete la canna si piega, quindi dà modo di giocare un po' col pesce. Fu così che era una 30 kg. No,
è una 30 kg, mi butto dentro in cava. L'ha detto! 30, l'ha detto ragazzi! 30 senza sacca. 30 senza sacca, la pesiamo. 30 senza sacca. Bocca. Però si fa sentire. Bene ragazzi, altro pesce grazie alla pesca a method. Devo dire che questo, per questa cava, è anche una bella carpa. Ripeto, questa pesca non determina la selezione, cioè non si fa selezione del pesce. Qui quello che arriva, arriva. Però ragazzi, ci si diverte veramente tanto. Le canne, come sentite, sono sempre che suonano praticamente. Però ci si diverte. Ci si diverte quando, specialmente se ha poco tempo, è una pesca che in breve tempo ti può regalare un buon divertimento, diciamo. Ripeto, non si fa selezione, però magari c'è anche fortuna alle volte, no? Bene ragazzi, comunque sì, ti do ragione, qui le Kaizen sono veramente ottime canne, c'è poco da fare. E anche se abbiamo preso il libraggio da 4 libre, divertimento c'è, quindi ottima scelta. Arriviamo lontani, dobbiamo forzare, forziamo, ma quando c'è da divertirsi ci divertiamo, c'è poco da fare, anche con quelle carpe più piccole. Quindi veramente top, come ogni cosa di corda ovviamente, ragazzi, c'è poco da fare, pubblicità non pubblicità, come la pensate, ma quando butta fuori un prodotto è sempre azzeccato, c'è poco da fare. Comunque sì, pesca method qui è veramente stancante anche a tratti, perché comunque le canne sono sempre che suonano, perché c'è la minutaglia che inizia ad arrivare, qualche tartaruga, e poi quando arriva il pesce però si fa sentire la partenza, e però non hai quel riposo. Adesso capisco perché i garisti di feeder o di method, appunto, che usano il method, sono stanchi per questo, perché non hai un attimo di pace. Un'altra reginona. Chicco di mais rosa. Stanno partendo carpi ovunque. Mamma. Ragazzi, allora, una è lì, una è qui, altre sono lì. Adesso con calma ve le facciamo vedere. Non stiamo filmando tutti i pesci perché diventiamo matti. Un secondo solo, ragazzi. Ci sta più dietro. Ho due carpe qui. Una c'è la Max adesso che la sta recuperando. Sto tenendo fermo un guadino. Panico ragazzi, panico! Il metodo è così. Cioè, ragazzi, ragione Manicardi, può svoltare la stessina. Vi faccio vedere. Ragazzi, qui ho due carpe. Una cosa assurda. Ragazzi, non è la chiusura del video, ma abbiamo deciso di fermarci perché era... Sì. Era ingestibile la cosa. Allora, come avete visto, qualche ripresa siamo riusciti a farla, ma cioè... diciamo che è stata una mattinata piacevole e intensa, e non è finita, siamo solo a metà mattinata, ma a questo punto direi che possiamo finirla qua, nel senso, le canne hanno iniziato a partire una dietro l'altra senza sosta. Allora no, però inizialmente no, perché inizialmente è partita una poi l'altra, poi è stato, sì, un momento all'inizio, sì, infatti ben detto, va bene, ok, la feeder funziona, la pesca a metodo funziona, però poi ragazzi all'improvviso è successo quello che aveva detto Manicardi, che tirando sempre nello stesso punto
e ritirando ogni mezz'ora, 40 minuti, si crea pastura su pastura su pastura su pastura, e a un certo punto i branchi sono entrati in pastura e da lì è successo l'inferno. Tante. Perché? Tante. Perché l'inferno? Perché abbiamo alcune carpe dentro le sacche di mantenimento, i guadini sono in acqua anche tutto loro pieno, pieni di carpe. Cioè abbiamo finito gli spazi per contenere, quindi, le carpe. Adesso ci siamo fermati, le lenze sono su, non tiriamo più perché è impossibile. La pesca a metodo, ragazzi, funziona. Aveva ragione Davidone. Funziona. Quindi grazie Davide, e facci sapere magari anche tu se siamo stati bravi. Però direi di sì, perché non c'è più spazio per mettere il pesce. Magari ora, commenta, dai, se abbiamo fatto un ottimo lavoro. Ora, con calma, ve le facciamo vedere tutte le carpe. Ce ne sono di belle, di piccole, e quindi con calma andiamo a farvele vedere e le rilasciamo direttamente. Ecco, volevo fare un piccolo appunto, ragazzi, vi faccio vedere. Allora ragazzi, prima di un piccolo preambolo, allora vedete lì c'è una sacca, c'è un guadino, ce ne sono altre lì, c'è un altro guadino, insomma stiamo cercando adesso, per farvi vedere le carpe, ci siamo un attimo attrezzati nel senso che ovviamente stiamo cercando una maniera più più efficiente, insomma, per cercare di salvaguardarle, visto che volevamo farvi vedere effettivamente che la pesca a metodo funziona, ragazzi. Quindi adesso ci attrezziamo e con calma, non voleteci male, stiamo cercando di fare il possibile per mostrarvela in tutta sicurezza. Ragazzi, tra un secondo le carpe. Ragazzi, prima sacca. Due piccoline. Mi sono bagnato. Eccole qua, ragazzi. Ripeto, non si fa ovviamente selezione, però arrivano anche quelle più grosse dopo. Quindi ragazzi, prima sacca, eccole qui. E adesso ovviamente le rilasciamo. Cado. E vai, una... che intanto prendo l'altra sacca. E due. Ci sei? Sì. Ok. Ma quanto bene ci siamo organizzati, ragazzi. Qua ragazzi già un po' cambia. Aspetta che le giro, Max, perché sì sono nella direzione sbagliata. Ok. Queste sono belle, eh? Sì, la taglia qui comincia ad aumentare. Quindi questa è proprio panciuta, eh? Sì, ha tanta pancia questa. Sì. Questa riesce bene. È anche cattivina. Quindi ragazzi, queste sono altre. Mamma mia. Ce la fai? No. Altre due carpe. Vedete che la taglia comincia un po' ad aumentare. Crescere. Sì. Questa è molto bella, ragazzi. Sì, questa sì. Anche labbra. Sì. Bene. Anche queste adesso tornano. Guarda che schiena prepotente questa, ragazzi. In acqua. Occhio alla cerniera, ti tengo la mano sotto. Vai. Ragazzi, altra sacca. Ragazzi, questa era nel guadino. E ricordiamo in questa maniera. No, ok. Perché è grande. E qua la taglia decisamente aumentata, quindi un'altra bella regina. Non abbiamo preso specchi oggi, no. Però ragazzi, questi sono bei pesci, questi proprio sono bei pesci. Oltretutto ragazzi, non è a video, ma dietro di voi c'è un altro guadino, c'è una carpa grande e una piccolina. Quella piccolina ha pensato bene di fare, l'abbiamo salto. Vista partire, andare su, quindi prenderemo lo springboard di corda come guadino, che almeno le piantiamo alte, perché è uscita dal guadino, ragazzi. Veramente, cioè, ci siamo rimasti male. Salto e via. Va bene, la rilascio, Cri? Direi. Bella, Hopla. Vai a prendere l'ultima, dai. Che dovrebbe essere la penultima, ma... Bene, questo era l'ultimo pesce, ce ne doveva essere appunto un altro prima, ma... Fatto così. Ha volato via in stile Amur. Ragazzi, questo, con diciamo questa in poche ore, ragazzi,
è venuto fuori tanto pesce. E siamo a tre quarti della mattinata, ma ormai ci siamo fermati per fare le riprese qua, perché diventava veramente ingestibile. E non ce lo aspettavamo, sinceramente. No, no. Così tanti pesci, comunque in poco tempo, neanche noi qua l'abbiamo fatto. Quindi una bella sorpresa la pesca method. Sì. E noi l'abbiamo scoperta adesso, ragazzi. Cioè, sì, l'abbiamo visto qualche video, ma finché non si prova, ragazzi, non ci si rende conto realmente di quanto sì. possa essere efficace la variazione in una tipologia di pesca. Sì, sì, alle sì. volte, specie per chi appunto ha poco tempo, sì. questo tipo di pesca può regalare soddisfazione senza tante pretese, perché ovviamente, certo. ripeto, non si fa selezione, però... Ma ragazzi, noi abbiamo visto la taglia aumentare. Sì, perché quando sono entrati in pastura possono... Questo lo dimostra, loro. Questa è l'ultima carpa e credo sia anche la più bella della sessione. E con questo pesce, ragazzi, che adesso devo anche girare perché se ne deve andare. Aspetta, aspetta che è sì. contraria. Alzo. Ok, perfetto. La giro. Ottimo. Ok, con i bambini. Mamma mia, che pesce. Io l'avrei pesato questo. Ma prossima volta, dai. Prossima volta. Bene. E con questo pesce, ragazzi, noi vi salutiamo. Vi diamo appuntamento al prossimo video, ripeto, speriamo che il video sia stato d'aiuto. Sì, che siamo stati anche bravi, fatecelo sapere, perché era la prima volta, ragazzi, per esatto. noi, quindi ci siamo divertiti comunque. Ci siamo divertiti. Ci siamo divertiti. Bene, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video, non sappiamo dove, come, con che tipologia di pesca, ma noi di Creemax, ragazzi, ci saremo. A presto, ragazzi, al prossimo video. Ciao! Ciao. Vi lascio da te, dai. Lascia da te. No, no, ma che lascia da te. No, dai, devo dire. No!